Il basso corso dei fiumi che si riversano in mare diventa molto interessante per il pescatore a bolognese in questo periodo di stagione. Le giornate sono molto calde, il livello idrico è nettamente calato e oltre agli abitanti soliti del corso d'acqua, quindi carpe, cavedani, barbi ed altri ciprinidi minori, arrivano i pesci di specie eurialina, in questo caso cefali parecchi e spigole. Diciamo fin da subito che non sono pesci assolutamente facili da catturare. Oggi, per aggiungere un po' di sale alla sessione di pesca a bolognese, abbiamo scelto uno spot che ci costringe di pescare ad una distanza di circa 15 metri dalla nostra postazione. Questo perché? Perché in quel punto esatto abbiamo un giro d'acqua molto interessante. Non è una pesca assolutamente facile, è una pesca molto tecnica e per questo affascinante. Bastano poche catture talvolta per ripagare il pescatore a bolognese. Iniziamo a pescare. Difficoltà non è lanciare un galleggiante di 2 grammi a 15 metri dalla nostra postazione. Lo scoglio da superare è riuscire a realizzare una lenza che vada a presentare ai pesci un'esca in modo naturale, in questo caso il bigattino, e soprattutto che effettui un lavoro perfetto nel giro d'acqua. Deve stare là nel giro d'acqua, non deve dragare. Quindi ho preparato una lenza corta, realizzata su circa 70 cm di lenza madre dello 0,14, una torpille di 1 grammo e 1 grammo di piombatura. Un basso lenza leggero, quindi i primi 6 pallini
sono 3 del numero 10 e 3 del numero 9, il resto ad arrivare ad un grammo con pallini del numero 8. Terminale di 50 cm, amo ad occhiello del numero 24 innescato con due bigattini. A collegare la lenza madre con il terminale, il solito nonodo, l'onnipresente nonodo che ci va a garantire l'utilizzo di terminali sottili, appunto senza utilizzare nodi, quindi non va ad influire in modo negativo sul carico di rottura del filo, ma lo mantiene al 100%. L'azione di pesca si svolge in questo modo: andiamo a lanciare, diamo un po' di filo e poi canna alta a tenere la lenza là il più possibile. Correggiamo la passata qualora ce ne fosse bisogno, andando a ribaltare la lenza che c'è tra noi e il galleggiante. Se le cose sono fatte bene, la boccata sarà fulminea. Sul nostro paniere tutto deve essere a portata di mano, tutti gli accessori su un bel piatto, in questo caso porta esche, la servidora Jolly, ideata per la pesca a surf casting, bolentino ed altre pesche dalla barca, però ottima anche per la pesca a bolognese, e questa ne è la dimostrazione. Grazie ad un morsetto possiamo collegare la servidora a una zampa del paniere ed avere tutto a portata di mano. Un oggetto veramente molto interessante e soprattutto polivalente, adatto a tantissime tecniche di pesca. Preventiva a bigattino sfuso a distanza, occorre una fionda per lanci medio lunghi, quindi niente di meglio che una X Series con elastici medium, in modo da garantire una gittata di bigattini alla distanza di pesca, in questo caso sui 15 metri. Grazie al bicchierino rigido in plastica, la rosata di bigattini arriva sul galleggiante in modo contenuto e preciso.